Benvenuti a Kronos, appunti da un libro. Oggi presentiamo questo bellissimo romanzo d'indagine, Legami di sangue, edito da Fratelli Frilli e scritto da Emiliano Bezzon. Ciao Emiliano! Ciao Carla, un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Ottimo, allora Emiliano Bezzon è laureato in giurisprudenza e ha una lunghissima esperienza di comandante della Polizia Municipale, ruolo nel quale ha svolto anche parecchie indagini, anche affiancando delle procure in queste indagini. Quindi ha una vera conoscenza, no, Emiliano, di quella che è la realtà e di quello che tu poi descrivi in questi tuoi gialli. Ha scritto tantissimi racconti che sono stati inseriti in antologie e anche parecchi romanzi. Ormai qui abbiamo Legami di sangue, appartiene a una serie, ormai è il terzo giallo di questa serie di Giorgia Del Rio e di Doriana Messina. Tra l'altro tu, Emiliano, per la tua esperienza, no, ti vediamo ormai spesso anche in una bella trasmissione, giusto, televisiva di Rai 2, dove vai come tecnico ed esperto, quindi insomma sei apprezzato proprio in questo campo. Allora, qui parliamo di un'indagine, anzi più indagini, no, che si svolgono tra Torino fondamentalmente, Milano e un po' la Valsolda. Due investigatrici donne, Giorgia Del Rio e Doriana Messina. Cominciamo a parlare di queste perché mi piacciono, sono due donne che investigano, e cominciamo a dire chi sono queste due ragazze. Hai detto bene tu, sono due ragazze, una è veramente molto giovane, Doriana Messina è un giovane capitano dei Carabinieri, una ragazza del sud che da anni però ormai è trapiantata al nord, svolge il suo servizio comandando uno dei più importanti reparti dei Carabinieri nella città di Milano, quindi fa indagini molto complesse. È una donna molto tenace, al comando di una squadra di soli uomini, quindi una donna di grandissime qualità, non solo investigative, ma anche di comando proprio, di governo del team. Giorgia Del Rio invece, che assieme a Doriana in questo romanzo è la sua terza indagine, perché le altre due le hai citate, sono contenute nei due romanzi precedenti, è una donna che nella vita ha sempre fatto la psicologa, ha sempre fatto la psicologa relazionale, di coppia. Poi mano a mano ha cominciato ad occuparsi un po' di infedeltà coniugali dal punto di vista della terapia psicoanalitica, ma poi ha cominciato ad occuparsene anche un po' come investigatrice, e di lì mano a mano è diventata un'investigatrice a tutto tondo, perché nel primo romanzo è capitato che una delle sue presunte pazienti in realtà fosse una cliente che non si era rivolta a lei per problemi coniugali, ma per chiederle di investigare sulla morte del marito scomparso qualche anno prima. Da lì è partita la sua vera attività fondamentale, principale di adesso, che è quella di detective, ma di detective che integra sempre le tecniche investigative tradizionali con la sua grande capacità di analisi delle persone, del carattere, delle modalità di espressione e delle storie delle persone. Fa anche il lavoro di psicologa e questo l'aiuta a risolvere i casi più complessi. Questo sicuramente, ma una cosa che è molto interessante è che tu queste due donne, che sicuramente affascinano il lettore, no? Si ha sempre voglia di capire che cosa succede, che cosa succederà, e devo dirti che tu nelle varie serie vai sempre più a approfondire anche un po' la loro vita privata, però tu non le descrivi fisicamente. Perché? Non le descrivo fisicamente perché, hai detto bene, racconto sempre di più della loro vita privata, ma non ho mai detto se sono alte, basse, bionde, more, con gli occhi verdi o azzurri. Si capisce che sono due signore affascinanti perché spesso attirano gli sguardi e le attenzioni degli uomini, ma non le ho mai descritte perché mi piace pensare che, così come faccio io quando le racconto, anche chi le legge se le immagini un po' come preferisce. E a me ogni tanto chiedono, ma se ci fosse mai una fiction, quali sono le attrici che meglio potrebbero interpretare questi due personaggi? E io dico la mia opinione, ma mi diverte sentire anche l'opinione dei lettori, che hanno delle idee completamente diverse dalla mia, perché ognuno si immagina una Giorgia, una Doriana, così come più gli piace, ed è giusto che sia così, perché io
le ho scritte perché piacciono ai lettori, non certo perché piacciono a me. E infatti questo è molto bello, è anche molto bello immedesimarsi, no? In queste donne che sono davvero affascinanti. Qui Doriana e Giorgia si trovano a indagare, no? Parte tutto da una morte che, devo dirti, prende il cuore, e poi vanno a indagare anche in una realtà drammatica, no? Quella della mafia albanese, della tratta dei minori. Non raccontiamo, ovviamente, non andiamo a spoilerare, però insomma qui tu hai una conoscenza diretta di queste indagini, diciamo, di questi mondi. Sì, io ho una doppia conoscenza della storia, ecco, dei presupposti di questa storia. La prima risale agli inizi della mia carriera, all'inizio degli anni 90. Io mi sono occupato proprio di questa ondata migratoria albanese così importante, così massiccia sul nostro territorio. Allora facevo un lavoro diverso, non mi occupavo ancora di polizia locale, e quindi ho conosciuto comunque molti di questi profughi, chiamiamoli così, di queste famiglie, e quindi mi sono tenuto dentro un po' delle loro storie, alcune delle quali anche molto importanti. Poi, dal punto di vista investigativo, invece, ho seguito, soprattutto nell'ultimo periodo, un'indagine legata proprio a questo traffico, lo chiamiamo così, anche se dobbiamo stare genericamente e necessariamente generici per non spoilerare eccessivamente, a questo traffico di minori dall'Albania verso la città di Torino, verso altre città. È un'indagine che io ho condotto veramente con alcuni colleghi della polizia locale di Torino, che poi ha vissuto degli sviluppi investigativi molto diversi rispetto a quelli che io racconto. Ovviamente non avrei potuto raccontare certo l'indagine vera, ma è molto verosimile, c'è pochissimo di inventato, è tutto molto verosimile, anche se cambiano i contesti, cambiano i personaggi, però è un viaggio all'interno di questo mondo, che è un mondo di cui ci siamo molto dimenticati. La popolazione albanese si è molto ben integrata nel nostro territorio, ma purtroppo una parte di questa ha costituito un'aggregazione di criminalità organizzata molto potente e molto pericolosa, di cui ho raccontato alcune cose in questo romanzo. All'interno di tutta questa situazione piuttosto drammatica, pesante, c'è, noi non diciamo cosa, niente, ma diciamo solo che c'è un bellissimo personaggio, un ragazzino che ha una passione, che è la tua passione, vero? Qual è questa passione? Sono due passioni che ha questo ragazzino, questo tredicenne, che è quello da cui comincia tutta la storia. Ha una grande passione per i libri, per la lettura, e questo è come sono stato anch'io. Fortunatamente, fin da molto piccolo sono stato educato alla lettura e a leggere tanto, e continuo a farlo proprio perché sono convinto che tutto sia cominciato lì, e sia cominciato bene, leggendo tantissimo i libri per ragazzi, ma anche i libri per adulti. E poi ho cominciato anche a scrivere. E poi la seconda passione? L'altra passione è quella di girare per le città, come ho fatto a Torino, come faccio anche nella città dove sono ora, come faccio in generale, di girare per la città a piedi o in bicicletta. In questo caso il protagonista lo fa in bicicletta, ad esempio andando a scoprire i luoghi letterari, le case dove sono vissuti gli scrittori o dove hanno ambientato i loro romanzi, le loro storie. È una cosa che mi diverte molto. Poi ovviamente anche alla ricerca delle librerie, di tutto ciò che riguarda i libri. È un modo di scoprire delle storie interessanti nelle città e di scoprire molto altro oltre alle librerie e ai luoghi letterari, perché girando a piedi o in bicicletta, come anche tu benissimo sai, Carla, si sente molto di più della città, e quindi la si vive in maniera effettivamente più forte. Mi hai un po' anticipato nella domanda che volevo farti, perché Torino, tu parli di Torino, ha molta parte, sì, in questa e una Torino in bicicletta, perché un po' la tua, sì, caratteristica di quello che scrivi è che i luoghi sono personaggi, che le città nelle quali ambienti parlano alla gente, e tu le vivi in una maniera, i tuoi personaggi le vivono in una maniera del tutto particolare. Cioè, a qualcuno viene spesso voglia di andare a visitare i luoghi che tu descrivi, no? Sembrano quasi delle guide quasi turistiche d'amore per queste città.
È così, nel senso che sono proprio dei personaggi, io direi quasi dei protagonisti o coprotagonisti delle mie storie, non sono solo il sottofondo, l'ambientazione, il contesto scenografico, perché io sono, ad esempio, quando cammino nelle città di grandissimo valore storico-artistico come Torino, ma come tantissime altre nel nostro paese. Mi ritrovo sempre ad immaginare che cosa sia accaduto in quello stesso luogo dove sono io decine o centinaia di anni prima, no? E molto spesso vengo aiutato anche dalle targhe che dicono qui è successa questa cosa, qui è nato questo personaggio importante. Allora è come se le strade, i muri, i palazzi, le finestre mi restituissero delle storie importanti. È un modo, come dire, per vivere la storia e le storie degli uomini, delle città, direttamente andandoci, entrandoci, vivendo gli stessi luoghi. E in questo modo a me viene anche l'ispirazione per raccontare poi delle storie, insomma, non sono solo le storie dei grandi protagonisti celebrati nei libri di storia, quelli che studiamo a scuola, ma sono le storie anche di personaggi rimasti sconosciuti ai più, ma che hanno vissuto e ci possono Bene, raccontare delle cose interessanti. molto bella, ma ritroveremo Giorgia e Doriana in qualche prossimo romanzo? Ritroviamo Giorgia e Doriana in un romanzo che sto scrivendo, ancora una volta ambientato a cavallo tra le due città di Torino e Milano, con due indagini che poi anche questa volta si intersecheranno pur partendo da molto distante. Saranno innamorate? Giorgia e Doriana, questo ci interessa. Allora, Giorgia è già molto innamorata, nel senso che ha già un fidanzato e magari succederà qualcosa di ancora più concreto. Doriana, diciamo che sta cominciando a mollare un po' la sua frenetica attività per lasciarsi un po' andare anche la sua femminilità. Oh, fantastico. Allora, aspettando la nuova avventura di Giorgia e di Doriana. Intanto, invitiamo a leggere questo bellissimo Legami di sangue, edito da Fratelli Frilli e scritto da Emiliano Bezzon. Grazie Emiliano, alla prossima! E Grazie, grazie a tutti. con Cronos vi diamo appuntamento al prossimo libro.